Quartiere Città per noi è un progetto veramente molto importante. Vicenza si è presentata a Capitale Italiana della Cultura del 2024 con un progetto ambizioso che parlava di cultura, di storia, ma anche molto di impresa e di impresa come produttore sociale. Noi crediamo che tutti quei settori che mettono al centro delle loro iniziative l'uomo e la qualità di vivere dell'uomo siano in fondo produttori culturali in un'epoca come quella moderna che parla un villaggio assolutamente trasversale. Tra questi progetti ce n'era uno, Musei per Tutti, che parla di accessibilità nei nostri siti museali. Tra l'altro Vicenza è una delle città che ha la più grande rete museale italiana, fatta di musei di tanti tipi e che parlano anche linguaggi molto diversi. Oggi è emerso innanzitutto quanto già esiste di questo progetto, che poi è quello che ci ha consentito appunto di inserirlo nel dossier. Siamo riusciti ad analizzarne alcuni aspetti e ad individuare soprattutto quelli che sono dei tratti salienti e gli obiettivi che potremmo in qualche modo cercare di conseguire. Abbiamo individuato degli strumenti che ritengo siano fondamentali, che ci potrebbero permettere non solo di concretizzare l'aspetto della fruizione artistica il più possibile inclusivo in città, ma rafforzare il concetto di rete allargandolo a tutti i soggetti del territorio. Progetti come questi ci aiutano ad avere gli strumenti amministrativi che non sempre nelle amministrazioni locali si può avere a disposizione, si può avere la capacità di accedere e magari far crescere la nostra città da un punto di vista culturale verso un livello qualitativo ancora più alto di quelle che comunque città importanti come Vicenza hanno nella loro vita. Un grande ringraziamento quindi per l'opportunità che ci è stata data, che noi cercheremo assolutamente di cogliere, perché vogliamo che Vicenza sia non solo una città accogliente, ma soprattutto una città con una grandissima attenzione verso l'umanità di tutti i tipi.